Sono grata perché almeno abbiamo un chiarimento che la Regione Calabria dovrà prendere come definitivo. Ma non sarebbe neanche competenza della Regione Calabria, perché la Regione Calabria questa competenza l'ha delegata a un comune. Un comune che si trova a dover agire per la bonifica di un territorio e di una situazione particolarmente delicata con chi? Con una società che lei stesso ha ammesso essere in liquidazione. Mi scusi, qualcuno sarà competente dell'ambiente e della salute pubblica. Io credo che la maggiore responsabilità è nella Regione, ma sicuramente non si può venire in quest'Aula a dire che debba essere un singolo comune ad occuparsi di una questione così delicata. Grazie. La ringrazio, onorevole Santelli. Interrogazione 3-2163, onorevoli Liuzzi e altri, sulle iniziative volte a prevenire il rischio di danno ambientale delle aree limitrofe al centro Oli Eni di Viggiano, in provincia di Potenza, anche in relazione a recenti vicende giudiziarie riguardanti il progetto Tempa Rossa. Onorevole Mirella Liuzzi, ha facoltà di illustrarla per un minuto. Prego. Il favore al fidanzato dell'ex ministro Guidi permette finalmente di far luce sullo scandalo ambientale che da anni i cittadini lucani devono subire. Le indagini della magistratura lo dimostrano. L'accusa è disastro ambientale, illeciti nella gestione dei rifiuti, sforamento delle emissioni, taroccamento dei dati di inquinamento delle emissioni, tutto a scapito della salute dei cittadini. Ci avete sempre detto che era tutto a posto, ma così non lo è mai stato. I dati di emissioni dell'etale idrogeno solforato, quella puzza di uova marce che si sente vicino Viggiano, vicino al centro Oli, sono 6.000 volte superiori rispetto alle raccomandazioni dell'OMS. Per una pozzanghera di petrolio voi state inquinando un oceano d'acqua, la vera risorsa della Basilicata. Le compagnie minerarie non hanno regole, perforano le periferie dei paesi, vicino alle dighe, nei campi fertili, lungo le sorgenti e lungo i fiumi, vicino alle aree agricole. C'è un pozzo a pochi metri da un ospedale a Villa d'Acri, un altro a 2 chilometri dalla diga del Pertusillo, uno dei più grandi invasi d'Europa. Ed è proprio di queste attività che inquirenti hanno riscontrato gli illeciti più gravi. È notizia di ieri, per esempio, Presidente e Ministro, che i carabinieri hanno acquisito migliaia di cartelle cliniche negli ospedali lucani per verificare